Bentornati a Torino Web News, prima puntata dopo la pausa estiva e approfittando della stagione ancora favorevole, siamo tornati al Borgo Medievale del Valentino, dove fino al 19 settembre è allestita una mostra che ci ricorda un pezzo di storia della nostra città. Ci tuffiamo dunque negli ultimi 10 anni dell'Ottocento per scoprire insieme uno dei luoghi simbolo della Torino industriale. Stiamo parlando del villaggio Leumann, villaggio operaio sorto all'ombra del cotonificio Leumann a Collegno nel 1892. Perché allestire una mostra sul villaggio Leumann qui al Borgo Medievale? Le analogie non sono poche, innanzitutto il periodo storico, la fine dell'Ottocento, poi la scelta di un criterio stilistico unificante, stiamo parlando del tardo gotico medievale per il borgo e del liberty per il villaggio Leumann, il fatto che all'interno delle due strutture ci fossero dei servizi per i visitatori in un caso e per i lavoratori nell'altro, che i lavoratori fossero presenti in qualità di operai o di artigiani in entrambe le strutture e alla fine naturalmente le idee d'avanguardia dei due fondatori, D'Andrade e Napoleone Leumann. La mostra si snoda lungo la via maestra del borgo, costruita attraverso una serie di pannelli in più lingue e racconta il villaggio Leumann, il periodo storico ricco di complessi e interessantissimi mutamenti culturali, urbanistici ed economici. Un percorso importante per comprendere meglio un periodo storico irripetibile, il lavoro, la famiglia, la scuola, la religione, il tempo libero, le relazioni sociali e la loro evoluzione nel tempo. Progettato da Pietro Feloglio, il villaggio occupa una superficie di 60.000 metri quadrati. L'intero quartiere fa parte oggi dell'Ecomuseo sulla cultura materiale della provincia di Torino ed è ancora abitato e conservato integralmente e naturalmente visitato. Lo ripetiamo, la mostra resterà allestita fino al 19 settembre. Tutti i dettagli e le informazioni li trovate all'indirizzo del Borgo Medievale www.borgomedievaletorino.it. Ma vediamo adesso insieme quali sono gli altri appuntamenti d'arte e musica dei prossimi giorni. Cominciamo con due appuntamenti di fotografia, il primo è con i lavori di Michele Vacchiano in mostra alla Biblioteca Civica Centrale fino a giovedì 30 settembre, una mostra che si intitola Percorrere Paradisi intessendo segni di luci e che mostrano la montagna vista come luogo della mente prima ancora che luogo fisico. Il secondo appuntamento che vi segnaliamo invece con le fotografie di Matteo Nepimodona, il giovane fotografo torinese scomparso 2 anni fa, la Galleria Bolaffi lo omaggia con una mostra dei suoi lavori che sono visitabili dalle 16 alle 18.30 tutti i giorni, il sabato si può entrare dalle ore 14, la mostra resterà allestita fino all'11 settembre. Passiamo alla musica, Mito Settembre Musica è il grande protagonista di queste settimane, vi segnaliamo due appuntamenti dei prossimi giorni, il primo è il 10 settembre alle ore 17, Quirino Principe, voce recitante, Marco Radaeli al violoncello, Marino Nahon al pianoforte, eseguono brani musicali e letture di Schumann, Chopin, Nietzsche e Liszt. Altro appuntamento sempre al Lingotto, ma all'Auditorium Giovanni Agnelli, lunedì 13 settembre alle ore 21 con la Filarmonia Orchestra, musiche di Jean Sibelius e Igor Stravinsky. Passiamo invece alla musica leggera, il meglio della musica indipendente italiana si riunisce alla Falchera, sabato 11 settembre il Genio, Bruno Arisas, Criminal Jokers, Nebbia e 74 Fingers. Finiamo con il grande concerto atteso, 3 giorni di musica dal vivo al Palais Ozaki, l'artista in questione è Luciano Ligabue.